La blindatura dei confini del Friuli Venezia Giulia è cominciata. Le prime pattuglie miste formate da uomini delle forze dell'ordine e dai militari inviati dal Viminale hanno preso ufficialmente servizio ai valichi di Tarvisio con l'Austria, posizionandosi a Coccau e lungo l'autostrada e a quello di Gorizia con la Slovenia. Come promesso dal Ministero degli Interni, di concerto con quello della Difesa, sono giunti i primi 35 soldati, 32 operativi e 3 con compiti di logistica in Friuli e 20 nell'Isontino, mentre gli altri 35 militari che portano il totale dell'esercito alle 90 unità previste dall'accordo tra i due dicasteri è stato smistato a Trieste. Il rafforzamento dei controlli ai confini nord-orientali del paese, deciso da Roma dopo gli attentati di Parigi e in concomitanza con l'apertura dell'anno santo, prevede di impiegare, per quanto riguarda il Tarvisiano, il contingente in mimetica assieme alla 60ina di uomini della polizia di frontiera e alla 15ina di agenti del reparto mobile di Padova. L'obiettivo è monitorare la situazione 24 ore al giorno con compiti di retrovalico. Le pattuglie miste, in cui deve esserci sempre la presenza di almeno un poliziotto o un carabiniere ogni 3 soldati, utilizzano i mezzi in dotazione all'esercito italiano. Nel concreto, come ha precisato il prefetto di Trieste, Francesca Adelaida Garuffi, non verrà passato al setaccio il confine stesso, perché questo significherebbe una sospensione degli accordi di Schengen, ma controlleranno veicoli e uomini una volta che questi avranno superato in entrambe le direzioni la frontiera. Verifiche a campione saranno effettuate pure nei confronti di chi si muove grazie ad un passaporto comunitario e chi sta lasciando il territorio nazionale. Verranno analizzati con attenzione prima di tutto i documenti degli stranieri, ma in caso di sospetti le pattuglie miste potranno svolgere anche perquisizioni mirate, personali e ai mezzi.